Davvero impressionante quello che è successo questa notte. Il vento fortissimo ha battuto un pioppo enorme e anche un altro albero. Qui ci troviamo in località San Giovanni di Sala Consilina. Fortunatamente il pioppo non ha causato danni alle persone. Siamo con l'assessore Tonino Lopardo. Allora, assessore, veramente impressionante quello che è accaduto qui. Sì, buongiorno, siamo stati avvertiti dal signor Orlando della caduta degli alberi, ma soprattutto di una linea elettrica, quella della pubblica illuminazione e anche quella dell'Enel. Sono rimaste delle abitazioni al buio, io credo tutte quelle sulla via San Giovanni, ma fortunatamente sono già arrivati quelli dell'Enel a ripristinare la linea elettrica e sta arrivando anche Pagani Ascolano per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Danni, insomma, fortunatamente non alle persone, ma quando è successo tutto questo questa notte? Sì, questa notte verso le 3 ci ha detto il signor Orlando, hanno sentito un rumore fracassante, giustamente, perché gli alberi sono due pioppi secolari e poi lui si è attivato subito, solo che purtroppo alle 3 di mattina credo che era un po' impossibile cercare di trovare aiuto. Stamattina ci siamo subito attivati sia con Pagani Ascolillo e con l'Enel per ripristinare il tutto. Signor Giuseppe, che è successo? Verso le 3 stanotte ho sentito un forte boato, mi sono alzato perché se n'è andata la corrente e sono venuto a vedere, c'erano tutti questi due alberi a terra. Un grande spavento? Un grande spavento, sì, perché abbiamo già segnalato molte volte che questi alberi erano pericolosi e non sono stati presi provvedimenti in considerazione per prendere provvedimento a rimuoverli questi due alberi. Siete rimasti senza luce, senza corrente? Dalle 3 stanotte siamo senza corrente e ancora tuttora siamo senza corrente. Non è la prima volta che si verificano queste cose, ci sono altri alberi pericolosi? Ci sono altri due alberi pericolosi vicino al passaggio a livello. In più un'altra volta è stata rotta anche la corrente, sempre per questo motivo di questo albero. Qua è stato tagliato un altro filo di corrente. Segnalazioni che sono state fatte al consorzio di bonifica? E sono state fatte al consorzio di bonifica direttamente al direttore del consorzio di bonifica, che è venuto anche lei un'altra volta, sono venuto a vedere e verificare, però non hanno fatto niente. Ecco, speriamo che adesso risolvano la situazione. Speriamo che adesso, dopo questo che è successo, risolvano qualche cosa per qualche due alberi che sono ancora pericolosi. Ecco, fortunatamente non si è fatto male a nessuno. Fortunatamente non ci sono stati danni né a nessuno né a macchine.